L'autismo in questi due giorni abbiamo capito che è una vera emergenza sociale, ma di fronte a questo una grande risposta può darlo il mondo dello sport. Sì, chiaramente tutti i nostri progetti della cooperativa Alfaggio sono seguiti dal direttore sanitario professor Ciro Pisaturo, il quale noi appunto attraverso lo sport interiamo i ragazzi con più varie tipologie di disabilità. In questo caso con l'autismo noi seguiamo appunto due discipline sportive che ci aiutano con dei progetti individualizzati a migliorare appunto la quotidianità del bambino affetto da disabilità, in questo caso l'autismo come abbiamo parlato oggi, e il basket e il nuoto, due discipline che noi appunto seguiamo attentamente con personale qualificato, istruttori tecnici e fisioterapisti, seguono dei percorsi individuali dove il bambino appunto attraverso il gioco esprime tutte le sue massime potenzialità, ma soprattutto si cerca di migliorarne i suoi aspetti che non sono solo clinici ma anche cognitivi e relazionali. Quali sono le motivazioni che hanno portato alla scelta di questi due specifici sport per chi ha il problema legato all'autismo? Ma intanto con l'acqua è cura, benessere, l'acquaticità è comunque rilassamento, e comunque abbiamo visto che l'acqua come strumento di terapia è il percorso più adatto per ogni individuo e ancora di più nella riabilitazione in acqua o nel gioco in acqua seguito da psicomotricisti. Abbiamo avuto dei benefici grandissimi non solo dal punto di vista corporeo ma anche proprio dal punto di vista psicologico. Il basket è un gioco dove solo l'effetto di fare un tiro a canestro o di rispettare le regole, i turni di quando si deve ricevere la palla o comunque anche il fatto di scaricare delle stereotipie importantissime nel bambino malato di autismo, abbiamo visto che col gioco del basket abbiamo ottenuto dei risultati veramente egregi.